Qui è l'aspirapolvere che sentirete nello è Mastermind che sta pulendo. Esatto. Con Destiny. Una mano pulisca, con una mano gioca. Una mano gioca a Destiny, alla beta di Destiny. O di Halo 5. Sarà l'unico gameplay su Xbox One che vedrete. Sono riuscito a stampare un gameplay a Mastermind. Commentate dicendo che non sia invece, perché se no Delda spenderà assai soldi, mi farà spendere 500 euro. Ti regali il Kinect se vuoi, se mi compri una nuova Xbox. Grazie, bellissima. Vediamo un po' come va il mio team di prostituti. Guarda se siamo figli. Ci abbiamo quel coso cinese, la sciabola, quello. No, vabbè, sì. C'è soltanto una via per la vittoria. Abbiamo fatto il PvP perché è figo il PvP, raga, ricordatevelo. Il PvP è bello poi perché tu c'hai le tue armi che trovi, no? Quindi è una cosa molto carina. Vediamo se riusciamo a fare la Moab o la Ken. Madonna, la voce è qualcosa di... Chissà se le mappe sono dinamiche, è una cosa che ci chiediamo tutti. Ma no, dai, non sarà mai dinamico. Vecchio, dopo Ghost il dinamismo ha perso. Cioè, un dinamismo talmente dinamico che non lo puoi più chiamare dinamismo. Ma ci sono le serie di uccisione? No. Meglio così! Si va a punto. In testa! Non hai ancora trovato un omarello. Il bello è il coso. Che cosa? Il rilevatore, cioè vedi, non ce l'ho, però vedi che mi dice che ci sono due nemici. Dove? Vedi il rilevatore. La zona B è neutrale. Il rilevatore. Ah, sì. Zona B, certo. Sbam. Le cose dietro. Vedi? Adesso ce l'ho dietro. Mi ha tirato una granata. Sono gravemente ferito. Grande. E l'ho ucciso. Diciamo una cosa, ecco, se hai giocato a Halo sei facilitato, di la verità. Un po' sì, sì, giustamente. Però secondo me è anche una gran stronzata dire è uguale ad Halo, cioè, non è uguale ad Halo, ha alcune cose simili, simili, ecco. Vabbè, un'ispirazione ci vuole. Cioè, certo, è giusto avere l'ispirazione. Ripetiamo, l'ha fatto la stessa la Bungie, quindi infatti non odio Bungie, cioè, ci mancherebbe. Amore più assoluto per la Bungie, che ha creato la saga più bella di tutti, però infatti Destiny è un gioco che mi appassiona molto perché è qualcosa che si avvicina ad Halo, è comunque molto bello per me. Si avvicina ad Halo vuol dire che non lo raggiunge? No, no, a livello nessuno di storia, vecchio, perché la storia di Destiny non c'è, non so, certo. No, no, c'è, vabbè, un po', nella beta sei poi si vede poco. Assoluto. Nella beta si vede ovviamente poco, però... Poi di altre cose prese, forse da qualche gioco dicevi c'è Borderlands. Vabbè, no, questo sì, vabbè. Ovviamente. Beh, lo dico con tutti, se avete giocato a lo Borderlands. Lo dico con tutti. Beh, il vecchio il fatto che sia un gioco di ruolo FPS, Borderlands è un gioco di ruolo FPS. Oltretutto. Sti saltini, io non ci ho mai giocato, ma mi sembra Titanfall. Che cazzo fare? No, vabbè. No, comunque. Sì, sembra tanta, cioè, poi dai la coltellata alla Ghost. Non quello, la coltellata, vai. Ma c'ho il coltello da là. Ah, non hai il coltello quello così? Da vicino, ok, da lontano. Prova. Aspetta, chi se ne frega. Vabbè, volevamo vedere. Non rompe i coglioni. Volevamo vedere la coltellata. Pregi di questo gioco già elencati, la grafica della Madonna. Sta puttanina. Mi pregi. Poi bello, mi piacciono i giochi dove mettono la beta aperta a tutti. Cattivo. Avevano detto che era inizialmente perché prenotava il gioco, ma infatti non l'ho capito, però è una bella cioè anche io se avessi un videogioco lo farei perché ti sì, dà a una tutti buonissima la pubblicità. Se poi un gioco se uno non lo vuole prenotare è una beta, vuole è una beta ricca, ah, cioè, 12 beta, gigabyte, cioè, ragazzi, per One e PS4 sui 12 giga, poi sulla 360 5, capito, però comunque dai, cioè, è morto, ragazzi, è fortissimo Master, è una bestia mostruosa. C'è la Banshee, sì. La Banshee, il Banshee. Il Banshee, chiedo. No, sì. Non c'è, la Banshee. I veicoli femminili. Scusa, tu dici il Ferrari, alcuni dicono anche il Ferrari. Il Ferrari. Alcuni dicono così, ti attacca dall'alto. Non l'ho visto. Bravo.
Sei stato superato, ragazzo. Vabbè, io la mappe, le mappe come sono quelle della... No, l'ambientazione è quella, la Russia. No, vabbè, se giochi la storia lì, la modalità gioco di ruolo, diciamo... A quando finisce? Allora, diciamo che chiamiamo la modalità COD il PvP. Mentre la modalità Borderlands il... No. E la modalità Destiny non c'è. No, e beh, è tutto. Il complesso è Destiny. E c'è la modalità frenesia, ricordiamo. Ma è un gioco frenetico, come lo è Halo. È molto frenetico Halo, dai. Halo è un gioco frenetico, a mio avviso, perché... Vecchio, beh, ho finito molto... Cioè, quel coso dei veicoli, il tutto, cioè, un bel gioco. Cioè, il fatto che... Abbiamo tutti delle potenzialità, comunque è logico, ci sono i super soldati, cioè super soldati, questi non è gente umana di certo. A cascia. E allora, hai perso la connessione con i server di Destiny, perché noi da grandi pro l'abbiamo provato nel giorno, ma vaffanculo, l'abbiamo provato nel giorno in cui c'è un giorno in cui potrebbe crashare, c'è scritto. E ha crashato. Ha crashato? Sì, come avevano detto, come sì, ci è venuto scritto, scusate per la polvere, registriamo ancora un po', un'altra partita. Una partitina la facciamo, dai. Anche in perché... Borderlands o in COD? Ma... Modalità COD, dai. Fa più YouTube gameplay. Fa più gameplay commerciale, da money grab, ecco, perché noi siamo dei money grabbers. Questo è un tutorial per come... In questo momento si sta uploadando un video su Ardat. Spammiamo nel nostro stesso canale, roba del nostro stesso canale, quindi quando si sarà caricato, segnalateci per pornografia. Per spam. Ecco, sì, credo. La partita sta iniziando. No, non è vero. Cioè, non c'è la nave, ma così un dettaglio. Io il fatto che non riesco ad aprire il NAT limitato mi limita molto nelle partite. Cioè, non è una battuta, cioè mi limita molto nelle partite online. Ha fatto la battuta. Ma sono anche ritardato. No, mi limita un casino nelle partite online. Scusate per la polvere, è comparso anche adesso? No, perché prima infatti usavo una spia polvere quando è partito il video. Guardate qui. Guardate qui, deve arrivare a 12, quindi c'è tempo per parlare. Diteci un po' come state, come è composta la vostra famiglia. Esatto. Ditecelo in francese, in inglese, in qualsiasi lingua vous voulez. E vi informiamo che il raduno si terrà... Quando avremo 10.000 iscritti. Quando avremo 10.000 iscritti faremo un raduno. E poi mi butterò dal paracadute. È un'idea originale, nessuno l'ha mai fatto. Quello per i 100.000, sì. Ci obiettiamo col paracadute, però vabbè. Vabbè, ci butteremo col paracadute, ma solo per... Adesso spero che si accenda. Intanto che aspettiamo, è ancora uno. E quindi vi dico, fra due giorni, un giorno o due giorni, uscirà The Last of Us Remastered, esclusiva, assolutamente esclusiva. Attenzione, siamo partiti. Esclusiva... Xbox PS4 e PS4 credo che lo comprerò, anche perché non ho preso quello per all gen, che l'hanno preso tipo tutti, che è stata una cosa strapallosa, cioè, perché comunque io detesto i giochi molto commerciali. E comunque, sperando, adesso stiamo provando questa beta da 12 giga. Se pensiamo che GTA 5 old gen ne pesava 8, capiamo. Cazzarona, è entrato un gatto, chiedo scusa. No, vabbè, Massimo ha portato il suo gatto che ha bisogno di coccole. E noi lo coccoliamo, piccolo amore. Comincia. Nuova mappa, giusto così ve ne facciamo vedere un po'. Qui Assassin's Creed c'è Altair che pianta la bandiera cinese. Però guarda come siamo fighi, io sono l'ultimo in secondo piano. L'incagabile Massimo. Sì, bello, sembra Whiteout. Scherzavo, però... questo a differenza è un bel gioco. No, però... Oh. Io però. Ecco il Banshee. Ma tu non sai cos'è la figata di Destiny. Mostraci, la palla. La palla di Dio? Che cos'è quella cosa? Tu con la palla di Dio. Ah, fai apparire la. Il veicolo. Il veicolo. Io scapperei, Fabio. Ma che figata, questa è una figata.
Sì, è una cosa originale, questa non possiamo dire che. No, no, perché... Ha failato l'apparizione, o era già impegnato con un altro. Merda! E la Madonna! Spara, spara, spara Fabio! Vabbè. E vabbè, 6-0, d'altronde fai cagare. No, sono a 75. Ah, perché prendi punti comunque anche sparando. No, prendo punti perché conquisto le perché bandiere. Perché sono un figo. Beh, però anche se colpisci il tipo lo prendi punti. Uppa là! Barracuda. Bella questa modalità dominio. Però vedi, io non capisco che noi stiamo in qua. Vabbè, non stiamo, ci siamo in tanti. No, perché prima faccio delle partite detto, che... Effettivamente è molto bella questa cosa del rilevatore. Adesso che ci mettevano sempre due contro... Adesso che me lo fanno notare. Due contro sei. Due contro sei, è vero. No, adesso però no, oggi non lo fa per fortuna. Oggi grazie alla Madonna. Dai, 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 che c'è quella bagaglio. Quella bagaglio, quella bagaglio, come lo chiama Delder, è una figata che però ma è simile a Halo, non no? Serve un cazzo perché, no, è, per niente. Perché no, beh, scusa, su Halo era sì, fermo, presa, okay. Su Halo si muoveva, sì, era, okay, ma non c'aveva i due, era il pezzo di sopra, sì. Montato sopra un coso coi piedi, no? No, ma cioè, ma non sto fan dicendo di Halo. Un po', io sono un po' che un fan di Halo, conosco tutto su cioè, Halo. Signori, un sonaro che descrive Halo è da indicare, credo. Infatti... Infatti io poi non mi permetto di dire che sono competente, cioè almeno dico le mie opinioni. Non dire. E la Madonna, a proposito di Ana, a proposito dire. Di Madonna, super salto, mi ricorda qualcosa, Titanfall. No vabbè, ma... E a Call of Duty Advanced Wars. Sì sì, vabbè, quello sì. Che merda. Boom, fascista Quicks. Ah sì. Caccia via, oh.